tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Cambio totale di location perché sono nella nuova casa. È già un po' di giorni che stiamo montando i mobili e iniziando a dare un po' una pulita. Tenetevi conto che comunque sia non vedrete tutto nei video perché fare le pulizie e nel mentre girare i video è un po' complicato, anche se magari dai video non sembra, richiede tempo e quindi non è che vedrete tutto. Diciamo che in questo video vedrete un po' la pulizia della lavanderia, senza però darvi troppi spoiler. Ovviamente faccio un po' di premesse. Allora, innanzitutto, esternamente non possiamo pulire più di tanto perché stanno continuando a fare dei lavori, soprattutto diciamo sulla parte esterna del giardino, anche se non nostro, molto vicino. Quindi in particolare in questi giorni stanno alzando un polverone esagerato, quindi sono tutte pulizie, quelle diciamo esterne, tipo delle persiane, molto superficiali, perché comunque già da domani ci risaranno a lavorare, ci risarà polvere. Quello che diciamo ci importa è andare a dare una pulita internamente, che comunque anche in questi giorni abbiamo dato un po' superficialmente, diciamo per iniziare, perché comunque devono ancora entrare alcune persone, come per esempio l'imbianchino che gli manca da fare un bagno, e anche l'elettricista che deve finire di fare due o tre cose. Quindi comunque sia la casa si risporca nuovamente. Diciamo che appunto stiamo andando a fare un inizio di pulita generale, ancora il pavimento lo vedete coperto, il pavimento in resina, perché comunque sia nel montare mobili, le persone diciamo entrare, come l'idraulico, l'elettricista, l'imbianchino, potrebbero sporcare o sciupare, e quindi abbiamo deciso che fino all'ultimo lo terremo coperto. Andremo anche a pulire, insomma l'abbiamo già fatto, anche di dare una bella aspirata alla protezione, però comunque sia ancora per un pochino la terremo, fino a che diciamo non ci vivremo, comunque sia finché non sarà un pochino tutto completato internamente. Vi lascio al video di pulizia. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like per sostenermi e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Shaking underneath, trying to take me alive. I'm not afraid to die.
vorrei farvi vedere il lavoro dell'imbianchino. L'imbianchino, nonostante poi qui era protetto, quindi non si sa come abbia fatto, ha fatto un pessimo lavoro in tutta casa. Gli è stato fatto rifare, ovviamente, anche se il risultato comunque continua a non essere un granché, e probabilmente, non so se lui per spregio, questa è la resina finita, questo è quello che lui ha fatto. Vi faccio vedere solo un pezzo, ma c'è da tutte le parti. Sugli infissi l'ho già levato, però per esempio questa è la pompa di calore. Cioè, proprio tutti completamente gli schizzi, però questa è veramente una presa di giro. Unisce all'acqua che viene via benissimo, cioè poi sulla resina. Questa è veramente una presa di giro. Ora si vede come viene via solo con l'acqua. Niente, non posso usare raschiettini perché comunque è resina, cioè sennò si andrebbe a sciupare, e quindi olio di gomito. Dopo 5 minuti questa parte, diciamo il grosso, è venuto, anche se questi male, e qui rimangono tutti questi micro puntini. Coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Internamente, ok, ganzissimo. Allora dobbiamo cambiare lo sportello, dobbiamo invertire l'apertura perché la lavatrice si apre in questo verso e l'asciugatrice nel verso opposto, quindi è un pochino scomodo. Quindi la lavatrice la lasceremo, penso, in questo verso e andremo a cambiare l'asciugatrice. E una considerazione sui libretti delle istruzioni. Allora, il libretto delle istruzioni dell'asciugatrice è super completo. Cioè, ci sono spiegati tutti i programmi, le cose proprio nel dettaglio. Gli ho già dato un'occhiata veloce, insomma, poi andrò a vedere meglio. Mentre invece il libretto delle istruzioni
della lavatrice mi sembra davvero pessimo, perché non c'è scritto assolutissimamente niente, c'è solo, ora vabbè non mi ricordo dov'è la lingua italiana, però c'è solo una breve spiegazione, vabbè, di tante cose così anche futili, e poi di, per quanto riguarda i programmi c'è solo così, ora vabbè non è italiano, però c'è una breve spiegazione, un elenco di quelli che sono i programmi, però non sono andati a spiegare, quindi boh, non lo so, secondo me non è un grande libretto.